Questa è RetereTe24.it. Seconda amichevole del Palermo, che ne sembra? Dopo la seconda amichevole? Cosa gliene sembra del Palermo in crescita? Ma ho visto una squadra stanca un momentino rispetto alla prima, anche perché l'impegno un po' migliore, ma perché hanno fatto l'allenamento il giorno prima, il giorno dopo. Io sono molto contento, ho visto una squadra ordinata, specialmente la prima nel primo tempo, una squadra messa in campo molto molto bene, e naturalmente le sue prestazioni dei giocatori sono quelle che sono, perché sono ancora stanchi, veramente, però sono molto contento. E penso che siano contento che i giocatori, perché lavorano in serenità, è un allenatore molto umile, molto calmo, molto sereno, ha un ottimo rapporto con tutti, è puntiglioso nei dettagli, e io penso che faremo un ottimo campionato e spero che questo allenatore faccia con me un ciclo molto lungo. Spero, non ho capito. Spero che faccia con me un ciclo molto lungo e che non dipenderà da me, ma dipenderà da lui dopo il terzo anno. Presidente, le Pioli ha chiesto qualcosa del mercato? No, una delle caratteristiche di Pioli rispetto a qualcun altro è che Pioli mi ha detto che questa è un'ottima squadra e farà un ottimo campionato. E noi comunque per ogni giocatore che andiamo a prendere ne parliamo certamente con Pioli. E Mantovani è stato l'unico che lui ci ha sponsorizzato, no, per la difesa, perché lo conosceva benissimo dal Chievo, ma lui ritiene che la nostra squadra sia un'ottima squadra, che il nostro attacco sia, se non il più forte, anche comunque uno dei più forti del campionato, sicuramente. Conta di prenderne altri dei calciatori o il mercato? No, dobbiamo sfoltire adesso la rosa che abbiamo, perché ne abbiamo tanti da sfoltire. Abbiamo circa 11 milioni di stipendi da tirar via da quelli che non giocano con noi, da quelli che sono fuori, non so due dire. Presidente, ha detto che lo stadio si scrive a bilancio, i calciatori si scrivono a bilancio solo dopo che sono stati venduti. Sì. Pastore lo iscrive a bilancio quest'anno? Non dipende da me, dipende da quello che lo comprerà. Penso di sì, penso di sì. Sto facendo un retto pensiero mio di che sforzo economico devo fare io di copertura per un anno se rimanesse anche quest'anno, per cui certamente mi sto mettendo anche in quella fattispecie, perché se c'è qualche squadra italiana che pensa di prenderlo a una cifra diversa, se lo scorda rimane a Palermo. Ecco, ieri si leggeva che c'era... Io leggevo oggi il Milan che facevano delle battute noi giornalisti pro Milan sul... però Zamparini prima o poi si aspetta il 15 d'agosto, poi calerà le ali, è meglio che vadano a prendersi qualche altro giocatore. Ma quella, io leggevo ieri per esempio che era possibile anche venderlo a 45 invece che 50. Ma se lo sono inventati loro. Non è vero. No, assolutamente, lo leggo sui giornali. Sì, però lei domenica ha tirato in ballo il Milan e puntualmente c'è stata la cena, questo è un segnale positivo. In che senso? Io non ho tirato in ballo il Milan, mai. Ho detto che ci sono alcune squadre italiane che sono interessate a... Ma il Milan è l'unica squadra che in questo momento, forse imparando dal suo precedente, vuole dei regali. Presidente, secondo lei per questa cessione, visto che comunque l'entità economica dell'operazione è alta, si può fare anche con operazioni tipo con proprietà, sempre le stesse cifre, però magari in due... Chi vuole Pastore, all'estero se vogliono Pastore non fanno con proprietà, le squadre italiane è meglio che se lo scordino. No, noi italiani con proprietà, io ti do tre banane, mi dai due fichi, lì ci vuole Arsène, se no rimane da me, punto. Ci potrebbero essere anche altre partenze, Presidente, se ha parlato per esempio quest'anno di Cassano? Ma io ho detto a quei giocatori che aspirano ad andare in grandi club, perché se c'era qualche partenza, perché qualche grande club... che venissero a me a chiederlo, li avrei lasciati, cioè i Nocerino, i Cassani, i Bovo, che sono i nazionali nostri, se hanno qualche club per migliorare la loro condizione, basta che me lo dicono prima, no? Se Sirigu trovava un altro portiere, quando io avevo già bloccato Gillet del Bari, era possibile che io gli dicessi di sì, se me lo viene a dire oggi, tu rimani qui per 3 anni, quando troverò un altro portiere ne parleremo. A proposito, ci sono stati miglioramenti con la... No, non c'è nessun problema. Io penso che sia stato un qui pro quo sciocco. Cioè, parlare di un giocatore che è sotto contratto per ancora 3 anni. No, io sono andato a fare come avevo fatto con Kier, come ho fatto con Inicic e con Bacinovic, perché volevo premiarli, perché sono diventati titolari, così volevo premiare Sirigu perché è diventato titolare, raddoppiando il loro stipendio che ha firmato l'anno scorso, 2 anni fa, per 5 anni accettando il contratto, no? Ma questo fa parte un po' della politica di tutto il nostro però caso. La sua gente dice, volevamo che fosse riformato gli altri nazionali del Palermo.
vorrebbe che fosse uniformato lo stipendio a quello dei nazionali. Ma io quando firma un contratto e quando poi a un certo momento uno si fa male e rimane fuori per 2 anni, tipo Buran, non è che lo stipendio vada a zero. Firma un contratto e lo stipendio vale quello che ha firmato. Cosa c'entrano gli altri? Non c'entra mica niente, cosa c'entrano gli altri? Chi sono gli altri nazionali? Penso che si riferisse, che ne so, Cassani, non c'entra proprio niente. Il nuovo modulo, come l'ha giudicato, ha avuto già apprezzamento? Ma è un modulo che era quello che avrebbe fatto anche Gasparini, se arrivava Gasparini, è un modulo che fa l'Udinese. Guidolin, no, un modulo che fa Mazzari nel Napoli, un modulo del calcio di oggi, insomma, dove ci si difende in più e si attacca in più, per cui non è vero che la nostra squadra quest'anno sarà più difensiva, anzi, attaccherà con i due esterni più di quello che sarà, secondo me sarà bilanciato un po' meglio. E poi io penso che non sia un modulo fisso, anche perché Pioli a seconda dei giocatori che avrà a disposizione a seconda delle partite giocherà a 3 o a 4 o a 5 come vuole lui. Certamente io non parlerò mai con lui di modulo, il modulo è lui che lo decide in base ai giocatori. Io l'anno scorso avevo accennato qualcosa con Rossi perché Rossi era un pragmatico e diceva io gioco così e non cambio neanche se non si viene giù lo tsunami come in Giappone, no? Io ho l'energia nucleare e non la cambia più, lui la combina in altro modo. Ed io invece l'allenatore moderno lo giudico quello che in un certo momento abbia, come ha fatto Guidolini nell'Udinese, abbia naturalmente l'idea di poter mutare secondo delle condizioni ambientali. Tutto questo qui. L'esigenza di Bari era quella però di coprirsi un pochino di più dietro, visto che l'anno scorso Ma noi l'anno scorso non è che non ci coprissimo di più di dietro, avevamo un modulo difensivo che non esisteva. E noi quando attaccavamo con Balzaretti e con Cassani, Nocerino faceva la mezzala, quando avevamo le ripartenze ci trovavamo con i due centrali che le beccavano sempre e il povero Mugno Zoralto se ne prendeva tutte le colpe quando non c'entravano. Quando Cassani era a far gol, ripartivano, l'uomo di Cassani faceva gol, ecco, lo marcava Mugno, sì, lo marcava Mugno per forza, Cassani era lassù in cima. Penso che in tre di dietro in questo momento qui siamo un momentino più coperti, certamente, quando spingono Cassani e Balzaretti, che sono due giocatori, penso i più bravi in Italia o tra i più bravi in quel ruolo. Presidente, tornando un attimo a Pastore, se non sbaglio lei domenica ha dichiarato che senza i soldi della cessione di Pastore il Palermo andrebbe in perdita di 20 milioni, invece con quei soldi il bilancio andrebbe in pari. Sì. Questo significa che il Palermo incasserà soltanto 20, mettiamolo a 40, il Palermo incasserà soltanto 20 milioni e il resto dovrà le casse dei procuratori? No, questo vuol dire non si parla di bilancio, si parla di cassa. Il Palermo tutti gli anni ha un deficit dovuto agli stipendi e ai costi di circa 10 milioni. Cioè, se io tornissi i giocatori, non vendessi nessuno, comprassi nessuno, alla fine dell'anno avrei un deficit di 10 milioni, che il Palermo riesce a recuperare solo con la politica degli acquisti dei giovani, la valorizzazione dei giovani. Ecco perché noi abbiamo sempre venduto a Mauri, abbiamo venduto Toni, abbiamo venduto altri giocatori, abbiamo venduto Barzagli, abbiamo venduto Chier, abbiamo venduto Cavani, per cui. E questa è una caratteristica. Quest'anno con gli acquisti che noi abbiamo fatto, parlando di cassa, fino ad oggi noi abbiamo acquistato per 10 milioni, più 10 di perdite quanto fa? Bene. Per cui se a un certo momento non vendiamo Pastore, molto probabilmente ci mancano i 20 milioni di Pastore. Però ci mancano i 20 milioni di Pastore perché quando lei vende un giocatore pagherà una parte di tasse e poi noi dobbiamo saldare ancora 12 milioni e mezzo al procuratore che con proprietario per una parte che noi abbiamo già esercitato, per cui nel nostro, e poi naturalmente quei soldi di Pastore andremo a comprare qualcun altro, non è che per cui più o meno io ho detto questa cosa, detto, senza Pastore, tenendo Pastore in squadra noi saremo a meno 20 alla fine dell'anno prossimo come cassa. I procuratori spetterebbero soltanto 12 milioni e mezzo anche se lo vende 50 milioni, no? Ci un po'. 12 e mezzo più 6 e mezzo che ne ha preso fanno 19, più la provvigione che loro mi sembra che sia il 5%, 22-23, non mi sembra poco, no? Su 50, 27 a me, 23 a loro,
Questo purtroppo è il calcio internazionale, questo purtroppo è il calcio sudamericano. Tutti i procuratori sudamericani, quando vendono i giocatori, se li comprano prima che è possibile, e vogliono la percentuale quando... Per cui è duro comprare i giocatori di livello là. Più o meno il 50% finirà nelle tasche dei procuratori. Poco meno. Presidente, perché poco fa ha detto, sto anche valutando l'ipotesi insomma che di tenerlo se non arriva l'offerta giusta. Questo perché le italiane le ha scartate adesso. No, secondo me si scartano perché se mandano qualche notizia la mandano attraverso i giornali. No, perché io capisco che Simonian che va dall'estero, ma in Italia Moratti, il colpo di telefono, l'unico che mi ha mandato, ed è stato correttissimo come sempre, che è corretto, è Aurelio De Laurentiis, che mi ha scritto il bigliettino, possiamo parlare di Pastore, io ho scritto di no. No, ma però l'unico, per cui gli altri non li ho sentiti, visto come è andato l'anno scorso con Cavani, no, penso che non li sentirò neanche, no, aspettano solo di vedere, E loro faranno la fine che hanno fatto le grandi con Cavani l'anno scorso. Perché te lo dice, sottovalutando anche l'ipotesi di tenerlo, cioè perché magari dall'estero... Se non mi danno la cifra che io voglio, lo tengo. No, lo dico perché l'altra volta siamo in dirittura d'arrivo con 3-4 offerte... Ma siamo in dirittura d'arrivo. Mi sento col procuratore tutti i giorni, ieri era a Londra, l'altro giorno era a Manchester, domani va in Spagna, lui naturalmente... Voi vedete Sanchez, vedete i giocatori che ci sono in giro, no? Fino adesso non se ne è chiuso neanche uno. Se non quelli che avevano già chiuso prima, 4, 5, 6 giocatori li chiuderanno entro la fine, subito dopo la fine del campionato della Coppa America. Poi se proprio rimane sempre quella, 99, è sempre quella la percentuale di cessione? Secondo me sì, perché sia la volontà del procuratore, sia la volontà del giocatore di andare in club che gli permetteranno di chiedere 4 milioni di stipendio. Ma sarà difficile che rimanga in Italia? Secondo me è difficilissimo. Anche secondo il procuratore, ma sì, ma se un giornalista italiano gli va a chiedere, scusa, tu andresti, se gli rispondi, dipende dalle vostre domande. No, magari può anche essere vero che lui piacerebbe. No, detto, non mi piacerebbe dover ricominciare a zero, qua per male che sono ambientato. Presidente, questo è che i presidenti non sono fatti sentire perché aspettano la Coppa America, che se non gioca granché la cifra scende, magari c'è questa la fine. Non gioca Guerra, non gioca poco, non gioca lui, non gioca Hernandez, cioè il calcio, specialmente poi il calcio sudamericano è politico, no? Cioè, non far giocare Pastore in quella squadra lì è una bestemmia grande come una casa, no? Perché è l'unico che darebbe equilibrio al centrocampo, quella squadra manca proprio uno come Pastore, per cui meglio poter domandare dopo, insomma. Presidente, invece per quanto riguarda Nocerino, lei ha detto che domenica ha detto insomma il rinnovo si parlerà dopo Natale, non c'è il rischio insomma di poter perdere il giocatore a parametro zero, comunque di non riuscire a rinnovare? Pazienza. Ritiene che il Palermo possa fare a meno di un giocatore come Nocerino? Palermo può fare a meno di tutti, se può fare a meno di Pastore, se figuri se non può fare a meno di Nocerino, pur essendo Nocerino un giocatore importante. Non ci fosse Nocerino, troveremmo i cani di Nocerino, no? Cioè è andato via Chira, abbiamo preso un altro, è andato via, non so, a Mauro è arrivato Pastore, è un altro, non c'è nessun problema. Noi quest'anno abbiamo fatto già degli acquisti importanti nei giovani, due giovani arriveranno, sono la nostra rosa, che sono lo svedese e quello dello Zurigo, che sono due punte, per cui centrocampisti li abbiamo già addoppiati e li abbiamo già opzionati. Noi, la nostra politica, che assomiglia a quella dell'Udinese, continuiamo a farla, in continuazione. Dopo qua diceva se dovesse andare a Pastore, in ogni caso non avrei utilizzato una parte di questo, ma in quale settore del campo guarderebbe per comprare qualcuno? Ma noi in questo momento siamo completi, anche centrocampo voi dovete pensare che giocheremo quest'anno con due mediani e abbiamo in questo momento 5 giocatori, no? Perché 3 vuol dire che vanno in panchina o qualcuno in tribuna, no? E i giocatori sono tutti validi, perché c'è Migliaccio, Acqua, Simon, Nocerino, Bacinovic, e qui voglio dire, no? Se giocano Cerino e Migliaccio vanno in panchina Acqua, Bacinovic, giocatori importanti, no? Che, per cui... Presidente, quello dello Zurigo è Malene. Zurigo è Malene. Ma che leve? No, ma che leve? Oh, Malene. Questa è Rete 24.it.